La discussione sull'ampliamento dell'aeroporto di Peretola passa anche dalla campagna elettorale nella città di Pistoia. Qui il candidato sindaco Francesco Branchetti ha incontrato il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, già noto per le sue posizioni anti-ampliamento dell'aeroporto, che sono state ribadite anche in questa occasione. Abbiamo una grande urgenza, che è quella di improntare sempre più le politiche cittadine alla sostenibilità ambientale. Sicuramente su questi temi sono tante le questioni da affrontare, quelle delle infrastrutture sono senza dubbio centrali, in questo ci rientra anche i progetti del nuovo aeroporto. Io e la mia amministrazione hanno sempre tenuto una posizione molto chiara, che è quella di puntare sul Parco della Piana, su un'area a servizio di un territorio molto ampio, non solo Sesto Fiorentino ma tutta la Piana Firenze-Prato-Pistoia, che serva a in qualche modo compensare i tanti piani, le tante infrastrutture, la tanta crescita anche economica e urbanistica nel corso degli anni ha interessato le nostre città, e che deve trovare a un certo punto anche uno stop e una compensazione positiva da un punto di vista ambientale. Siamo assolutamente contrari all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Dobbiamo pensare più globalmente rispetto a dinamiche locali. Pensiamoci in Toscana con due aeroporti in forte sinergismo tra loro. Siamo contrari perché non dobbiamo più consumare suolo, non ce lo possiamo più permettere. Dobbiamo avere un pensiero ecologico, cioè di recupero, di rapporto tra persona e ambiente, che è fortemente deteriorato.